Bene, Volevo... benvenuti a questo ultimo workshop tenuto da Gabriele Ranfagni. Insomma, ultimamente abbiamo tenuto due workshop sull'animazione di creature, diciamo, realistiche. Abbiamo visto il porcellino, per intenderci. Adesso stiamo facendo il secondo workshop sulle creature fantastiche, in questo caso è un drago. Bene, Gabriele, buon lavoro, buon workshop a tutti. Grazie. Insomma, divertiamoci. Perfetto, allora qua siamo arrivati appunto a vedere un po' come ripulire un po' le nostre curve, no? Come si diceva anche l'altra volta. E quindi la cosa che adesso facciamo è prendere tutte queste curve e dargli una bella pulita, magari anche mettendo già un bel animation, mettendo un bel motion path su ogni, okay, per vedere esattamente anche cosa succede nel nostro controllo, nel nostro spacing. Allora, questo praticamente è quello che appunto è chiamato spacing, no? Ovvero come le curve appunto sono, come i fotogrammi sono, le pose sono distanti fra di loro, ok? Ovviamente lo spacing è quello che insieme al timing stabilisce il ritmo, il peso, eccetera. Quindi quando noi andiamo, e questo è un po' importante perché certe volte un po' diciamo, sottovaluta l'importanza del graph editor, però quando noi andiamo a operare sul graph editor, in realtà andiamo a operare sullo spacing di queste curve. Quindi, cosa succede? Che questi fotogrammi qua, okay, la distanza che corre fra questi fotogrammi qua nella curva, in realtà rappresenta lo spacing del nostro corpo. Quindi, ovviamente, se vedete qua, qui potremo vedere questa curva che, per esempio, ha un easy in, okay, e un easy out. Cosa vuol dire easy in, easy out? Praticamente è quando c'è un rallentamento iniziale, easy in, e un rallentamento finale, easy out. La curva, ok, deve, a meno che non ci siano casi in cui è lineare o in cui deve appunto rimbalzare un qualcosa, quindi sarà secca, e deve essere sempre molto morbida. E questo quanto è il plateau di questa curva, ok? Quanto io vado a rallentare, ovvero il rallentamento di questa curva stabilisce il rallentamento della mia massa in modo grafico, nel senso, se io avrò questo che sarà, ok, vedete? In questo modo, per esempio, rallenterò molto da questa parte, se viceversa, ma questo è per, tra l'altro, questo è molto pratico, poi ve lo spiegherò. Questo è per semplificare le curve anche. Se viceversa, lo vedete, vado più vicino a questo, in realtà, cioè in plateau su questo, in realtà io avrò tutta una curva e sarà uguale a questa, e poi boom, andrà giù, no? Quindi in realtà queste curve qua mi rappresentano effettivamente quello che io vedo qua su questa linea visuale. Questo per fare il coso. Quindi quello che io faccio adesso è prendere e ripulire tutte le mie curve, okay, in questo modo, in modo che così ho il giusto peso, ok? Qua per esempio. Allora, comincio da questa, comincio dalla principale, che è il root, ok? Quindi
Questa è quella che mi dà il peso. Ovviamente comincio all'up and down. Comincio all'up and down perché? Perché il peso ovviamente è up and down. Quindi la prima cosa che voglio fare è vedere come pesare il mio personaggio, che peso avrà, che massa avrà. E per fare questo devo prima stabilire il mio up and down. C'è tutto un senso per ripulire le curve, un workflow che è molto preciso e che in questo caso vola, quindi non, comunque io vedo sempre le zampe prima, però specialmente quando c'è una camminata, eccetera, la sequenza è root, poi piedi o zampe, spina, chest, collo, testa e per ultime le zampe anteriori se sono libere, oppure se è un quadrupede e cammina a quattro zampe, la sequenza sarà chest, zampe posteriori, scusate, root, zampe posteriori, chest, zampe anteriori, spina, collo, testa, ok? Quindi dipende un po' se abbiamo il nostro, per il nostro, la nostra creatura, se quadrupede, bipede o alata, ci saranno varie sequenze. La prima sempre è il root, perché il root è come una sfera, no? Se voi vedete questo root, se voi lo isolate, questo praticamente è come una sfera, lo vedete? Scusate, rappresenta la sfera. Quindi una sfera, cioè in realtà perché facciamo l'esercizio della sfera? Che per me è un esercizio molto importante, perché attraverso l'esercizio della sfera si capisce la relazione che c'è fra peso e spacing, ovvero come simulare il peso attraverso il giusto spacing. Quindi qui per esempio voglio che questo sia più in basso, che avrà più peso in basso, e qui lo vedete, le importanti, queste sono invertite, lo vedete, se io vado in giù, questo va in su, vedete? Quindi il fatto che è in su vuol dire che lui va in giù. Guardate sempre le vostre curve come sono stabilite, come sono disegnate, okay? E soprattutto in che senso il vostro orientamento delle ossa, in che senso va, se alto o basso. La prima cosa da fare è capire come funziona il vostro personaggio sul Graph Editor, ok? E poi da lì cominciare a ripulire. Quindi andiamo appunto con questo. Vorrei farle una bella curvettina così. Si spegne la gran cammata. Diciamo che questo più o meno non mi piace molto infatti faccio così. Vediamo se con l'in-between. No, in realtà l'in-between non funziona subito. Volevo fare un esperimento per vedere se funzionava. Ecco qua, questo è quello che ci serve. Ok, quindi qua magari questo un po' più così, vedete? Questo un po' più così. Quindi voglio disegnare la mia curva in modo che sia bella e che sia chiara, lo vedete, in questo modo, guardate, è molto semplice, in questo modo va giù, boom, rimane giù e poi flap,
passo più velocemente. Quindi avete questo, boom, vedete? Ora, questo tra l'altro, questo ciclo, per vederlo veramente come deve essere il ciclo, questo deve essere ovviamente un frame in meno per riattaccarsi, eccolo là. Quindi, vedete, quello che io vedo qua in realtà rispecchia esattamente quello che c'è qua. Adesso quello che possiamo fare al limite è scalare un po' di più questa curva, quindi con R, non me lo fa male. Sa che scala in questo modo. E si cerca di mettere magari un po' più offsettata, una cosa del genere, in modo che così si anticipa leggermente. Poi si va qua e si fa il nostro. Qua, tac. In modo così, se vedete adesso quello che ho fatto è scalare la curva, ok? Qua questo. Io sono molto maniacale nelle curve del grafite, poi sono convinto sempre della teoria delle microcurve, nel senso, molti animatori che conosco ripuliscono il graph editor in modo molto meno maniacale, perché comunque sia, quando c'è anche quelle che vengono chiamate microcurve, in realtà loro non le considerano. Però le microcurve sono molto importanti, perché? Perché anche se non le senti, se non le vedi, le avverti, ok? Vedete, adesso sta andando più giù, boom, vedete come va più giù, perde. Adesso andiamo a trovare il giusto tempo, ok? Allora, sappiamo che quando va in alto, questo. Quando batte l'ali, lui in realtà torna in alto, quindi noi in realtà, ok, cominciamo a fare un po' di offset. Cos'è l'offset? L'offset è quando si comincia a mettere le curve, a spostare le curve perché le cose abbiano dell'overlap, ovvero io ho fatto un blocking, ok, più o meno con delle pose che erano standard, diciamo. Quello che faccio adesso è vedere come calibrare il giusto peso, ovvero quando c'è il colpo d'ala, in realtà dovrebbe andare su. Quindi tutto questo in realtà dovrebbe essere spostato più o meno qua. E ovviamente adesso vediamo se c'era. C'era il. Aspettate, che io vengo da quasi 20 ore di Maya, quindi devo un momento. Eccolo qua. Devo un momento ricalibrarmi su questo per trovare l'infinity. Sì,
Eccolo qua. Avete visto dove sono andato? Se voi andate qua, ok, channel, F-curve modifier, avete il cycle. Okay, il cycle praticamente vi permette di avere questo in infinity. Noi adesso metteremo tutto un cycle in modo da avere ovviamente tutte le nostre curve già appunto in quello che viene chiamato infinity cycle. Allora, praticamente quello che io faccio adesso, ok, è semplicemente cercare di rendere queste curve, eccole qua, ok? Ora lo vedete che c'è, cade un po' troppo alla svelta, quindi significa che noi questo possiamo anche magari farlo leggermente più. Più regolare. Magari portarlo anche un po' più in basso. Si va qua. Questo punto qua. Ok, e questo vogliamo che in realtà questo può andare direttamente qua. Questo. In modo da eliminare questo e fare. Quindi questo il punto più basso. Ok, a questo punto io mi sono ricalibrato un momento, guardiamo come funziona. Vedete, diventa un po' più regolare la curva. Vedete? Ma queste icone in rosso, dove le troviamo? Allora, questo è un add-on, ok, però vi metterò il link, forse ve l'avevo già dato, il link dove c'è degli add-on gratuiti che io ho raccolto e questo che a pagamento in realtà c'è il suo corrispettivo gratuito. Cioè in realtà questi ce ne sono diversi di questi add-on, sono add-on che permettono di avere queste funzioni sul graph editor, ok? E, come in ogni altra cosa di Blender, però in realtà in ogni programma 3D, e la cosa migliore da fare è sempre usare dei tool per costruirvi il vostro workflow, perché ovviamente un programma come esce out of the box lo usi sì, ma non in tutte le sue potenzialità, perché comunque sia ci sono anche su Blender, diciamo che quando cominci a esplorare gli add-on, no? È quando vedi che c'è il vero potenziale del programma. Ma scusa, questi nomi BD hanno un significato preciso?
esempio, questo è blend easy in, easy out, okay? Quindi queste blend alle frame easy in, easy out. Questo veramente prende tutto il blocco e lo porta in giù. Quindi non so per cosa sta, però prende tutto il blocco, in questo caso prende tutto questo e lo porta tutto giù insieme, lo tocca, lo Ok. scala. E questo ti dà ti semplifica la curva, ovvero, se te usi questo lo vedi, ti semplifica la curva, Io la passo back un amble. che è unbake. Un back. Unbake perché ovviamente ti leva il bake dalla curva. Un back. E questo ovviamente prende la posizione di default e la blenda con la posizione corrente, quindi vede la prima posizione del keyframe qual era e fa un blend con quella attuale. E questa, beh, è praticamente è simile a questa, però meno precisa. Ok, quindi se io prendo questa, vedi, diciamo è meno precisa rispetto a quell'altra. E questa è proprio per andare di fino. Questa è simile a questa, ok, però lo vedi, va in alto, quindi va all'inverso. Ma io così proprio da ignorante mi pongo una domanda. Ci sono quelle dove c'è i tre puntini in alto e la spline, che Sì. Questo chiaramente è molto più facile da fare perché assomiglia a Illustrator, assomiglia a tutti i programmi. è, però non c'hai il controllo della curva. Ma dopo da lì non puoi fargli mettere i punti in automatico? Cioè, Qua, aspetta. se io faccio quello proprio con le spline, no? Quello che c'è prima di BRK più a sinistra, no? Prima di BRH più a sinistra, questa. Ah, Quello dopo, quello lì. aspetta. Quello proprio dove c'è la spline. Questa. Lo vedi, però questa ti fa tutto ti porta giù tutto. Questo ovviamente te No, l'appiattisce. ma è quella prima di quello, quella lì. Quella. No, Questa? quella dopo. Quella lì, esatto. Quella in mezzo, tra back e S. No, Questa qua? quella prima. No, Questa? quella con la curva in mezzo. Questa? Ah, che miseria. Questa? Tra le due scritte, se ti dai Quella lì, è la esatto, curva, quella lì. esatto, dopo la curva, dice lui. Questa, ma questa curva qua in realtà è BRH, lo vedi? Hai capito? È Ah, collegato. Fa sì, parte di sì. quello. Ok, Quindi ok, se ti fa un breakdown, questo ti fa proprio questa, che è molto utile, che io uso molto, ok? Quindi io diciamo che uso in realtà solo questa e questa, cioè quelle interessanti sono questa e questa. Questa serve a scalare senza perdere la vostra curva, lo vedete? E questa è molto molto buona, perché in realtà permette di invece di fare R, di avere una curva che si scala per bene senza distruggersi, e in questo caso, per esempio, serve perché specialmente nelle creature, per trovare il peso, ok, è Come si tutta una. chiama questo plugin? Che forse ce l'avevi detto. Questo è il coso, il nascosto, però aspetta, ti dico proprio come si chiama perché c'è un nome, io ne compro a milioni di plugin e poi alla fine il Bit, Bit. Blender Essential Animation Tool, ma questo in realtà poi non costa nemmeno tanto, cioè nel senso c'è vari. Mi ricordo c'era varie cose, bit, dove animation tool. Eccolo qua. Sono 35 euro. Io invece posso Scusa, spendere. 35 dollari. Punto. 35 dollari, però, ok,
C'è anche questo. Non è questo. Tools. Devo, ora non mi ricordo qual è. Comunque sul mio video quello che avevo. Il primo. Questo qua, in realtà avete tutti gli add-on che uso. Ok. Animade è un altro, è gratuito in realtà. Ora, non so. Io avevo preso che era gratuito da GT Hub, però non so se per 4.2 l'hanno messo a pagamento. No, free add-on, ecco. Sì, vedi, c'ha esattamente le stesse cose di questo. C'ha l'interfaccia meno carina, ma è gratuito. Quindi io uso questo o quell'altro, cioè nel senso dipende un po'. Questo ce l'avevo già perché l'avevo preso per un altro lavoro e niente, niente. Però questo per esempio è gratuito. Comunque trovate tutto qua, in questo ve lo metto sulla chat. Ok, qui è dove praticamente potete vedere cioè potete prendere tutti i tool che ho e utilizzarli. Non so se con il 4.2 è compatibile Animade. Vendor 4.2. È solo l'anime offset, non lavora. Guarda, eccolo qua. Quindi in realtà questo è. Perfetto. Si prova subito, se va. Però Animate questo, ovviamente non è uno zip. Va qua. Guardiamo un momento. Ah, file is not a zip file, però perché. No, dice addirittura, guarda, in realtà funziona, quindi si fa così, così si vede. Tac. Così vi faccio vedere anche come si installa, dovrebbe funzionare bene. Sì, funziona. Perfetto. Quindi in realtà, vedi, qui su Animade voi avete esattamente le stesse cose. Ecco. Questo è gratuito. Is to is è questo. Vedete? E qua avete le varie cose. Non funziona lato snap, forse strano, vabbè, per me è da vedere un momento, però
Quindi sarebbe la E, ear to ear. Sì, che poi per me va in conflitto adesso con questo, eh. Cioè, nel senso, ce ne due fanno la stessa cosa, quindi va in conflitto, però lo installa, quindi se lo installa va bene. Cioè. Comunque, Stefan fa esattamente la stessa cosa di questo qua, esattamente. Solo che non è $35 ed è gratuito. Che fa sempre bene. Ma su Humble ci sono praticamente delle decine di plugin che prima erano cari anche, gratuiti, cioè con un'offerta anche di 10-12 dollari. Lo so, guarda, io volevo prendere il bundle da 100 e tanti, però non so se sono più. Ho preso quello per ZBrush, che anche Io lì ho. l'ho preso anch'io quello, devo ancora guardarlo bene, ma quello con tutte quante le istruzioni anche, cioè i tutorial. Sì, quello di tutorial di Flip Normal, e con tutta la skin, con i hit per fare gli occhi, tutte queste cose qua. Difatti l'ho preso, devo cominciarlo però ancora. Eh sì, te fai, quello lì, io volevo prendere anche quello di Blender, ma mi dà dei problemi. C'ho ING come banca, mi dà, tutte le volte mi dà dei problemi, quindi mi devo sempre organizzare con PayPal, lo volevo fare in questi giorni, No, però. io l'ho preso, però non l'ho ancora installati. Volevo chiederti una cosa, se prendiamo e selezioniamo quella curva e poi ce la Sì. tiriamo con G, Te funziona? fa, io non c'ho, io non c'ho i, io non c'ho i shortcut di Blender, c'ho No, io quelli. dico la G nel senso di spostamento, perché la G è per lo spostamento. Sì, è V, vabbè, V doppia, sì, quelle c'ho W doppia, sì. Funziona Niente. uguale? Sì. Però non ti scala, cioè questo cosa ti fa? Vedi? Ti tiene la curva esattamente pulita, come lo fai? Allora non è Non solo uno ti. spostamento, è proprio uno scalo. Sì, è come una specie di lattice, ti mette Ho capito. e funziona benissimo. Per me questi tool sono indispensabili quando animi, perché comunque sia. Adesso, se vedete, se trovate il giusto timing di questo, Certo. abbiamo sempre questa cosa che boh, non capisco perché. È strano quando c'è questa, c'è un controllo. Vi ricordate? C'era anche l'altra volta che Sì, che snap. ti lasciava quel gruppo di controlli che non si capivano. Sì, che snap, non so perché. E qua ovviamente adesso c'è da fare le cose, c'è da fare le ali. Allora, quest'ale qua, che era questa, mi sembra, sì, perfetto. Allora, questa è questa in realtà. Ok, quindi noi si prende questa. In realtà questa deve essere uguale a, lo vedi, è questa cosa qua che non so cos'è. Ok, Capo. quindi se non si prende questo, ok, l'1 e 61, lo vedete, dovrebbe essere uguale, però c'è sempre questa cosa che snap e non so cos'era. Per me questo qui era un problema proprio del rig, però va bene, cioè nel senso, tanto a noi ci interessa vedere il workflow, e va bene anche se il rig è un po' buggato, tanto il workflow è quello che conta, poi in realtà i rig, lo vedo, niente, Ti non. volevo fare una domanda sull'1.61. Mettiamo, tu hai 60 fotogrammi, ce ne aggiungi uno, il 61, no? Per farlo ripartire in modo corretto? Sì, perché allora l'1 e il 61 in realtà sono lo stesso fotogramma, no? È un loop, dove te crei un loop, in questo caso di 60 fotogrammi. Perché 1,61 sono 60 fotogrammi, e Esatto. l'1 e il 60 sono lo stesso fotogramma. Ok. E però, ovviamente, quando vai a far partire il loop, gli togli l'ultimo fotogramma, così si riattacca senza fare due volte il primo.
Sì, il discorso del loop un po' è da entrarci un po' nel discorso del loop, però quando insomma, ci entri, diciamo, abbastanza. Sì, una volta capito, dopo poi. Esatto. Adesso un'altra cosa che facciamo, che okay, dopo aver fatto la nostra Z, quindi il nostro up and down, noi prendiamo le nostre zampe e cominciamo a lavorare su. Quindi si va qua, clear. Si comincia a lavorare sulle nostre zampe, in modo che si guarda se vanno bene. Allora, la prima cosa che facciamo ovviamente è, vedete qua per esempio rimangono bloccate, cose che non vogliamo, ovvero rimane in questo punto rimane sul posto, quindi la prima cosa che facciamo è andare a vedere che questo qua cosa succede qua e prendere e fare un moto che sia più ovviamente più continuativo, no? Più continuato, ovvero in questo punto noi annulliamo il nostro plateau. Questo è importante perché ovviamente il plateau è quello che crea una staticità nel movimento in questo caso, no? Cioè, arriva lì e si nota. Noi però vogliamo che queste, lo vedete, queste zampe in realtà siano sempre in movimento. Anche qui, per esempio, questo va bene. Questo qui è poi si va a prendere. Allora, questo è in local, quindi va bene, e diciamo che questo è la nostra curva che ci interessa è questa. Allora, andiamo a vedere se prima di tutto è proprio quella, scalandola, che okay? Lo vedete, in questo caso, se vedete, non è quella. Quelle va I up and down. punti più fitti vogliono dire rallentamento. Come? I punti quando sono più fitti vuol dire che sono che rallentano. Sì, perché ovviamente è una curva, no? In cui te via via deceleri in questo caso e c'hai cioè i Sì, ok. fotogrammi, lo spacing eccolo qua, è questo, lo vedete? Quindi, allora, per capire lo spacing, ora vi faccio vedere una cosa, okay. Per capire lo spacing, la cosa migliore è ripassare un momento alla vecchia animazione 2D, che quindi sarà qua. Qui, per esempio, c'è da ripulire molto il discorso. Questo per esempio, cioè il fatto che questo si muova, che okay, per me questo qui per esempio è da appiattire tutte le curve. Lo vedete, in questo caso io prendo e l'ampiezza della curva la scalo. Significa che questa, se io decido di farla, mettiamola più grande, che okay, è scalata di più. Quindi io qua vado nel mezzo, che è dove più ampiezza, quindi significa che se io prendo queste e la scalo di brutto, una fare del genere, okay, adesso si muoverà parecchio, vedete, boom. Quindi mettendola quasi a zero, ok? Io ho sempre un movimento, ma quasi impercettibile. C'è da capire adesso qui, lo vedete, quando va qua la zampa, c'è da cominciare a
connettere le zampe a quello che è il root. Per questo, appunto, vi dicevo, prima si fa il root e poi si fa le zampe. Allora, qua per esempio, io posso andare direttamente qua, semplificare la mia curva, ok? E poi prendere e tornare su. Adesso si guarda come funziona semplificata, lo vede un po' meglio, però rimane molto attaccata lì. Quindi dobbiamo renderla più libera, ovvero questa, ok? Dobbiamo fare in modo che vada su molto più, in maniera molto più libera. Prima, cioè molto più libera significa che questo plateau deve durare di meno. E ora vi spiego anche lo spacing usando la vecchia cara animazione 2D e il disegno. Se io vado qua, arrivo qua e poi ovviamente vado qua. Questo lo terrò appunto più libero in modo che questo mi via via mi modello la mia curva. Che anche se sembra un processo macchinoso, in realtà vi posso assicurare che è molto molto più semplice che stare a modellare le curve a mano. Ma soprattutto vi dà molto più controllo che farlo direttamente con le curve di Bézier, che danno sempre zero controllo a quello che è l'animazione. E si prende e ancora si dà il nostro channel, ok, cycle, e si attacca bene le nostre curve. Questo è importante perché queste curve devono essere attaccate per bene, ok. Quindi quando si va qua, questa deve essere una curva che poi continua in maniera. Il discorso dell'infin, del cycle, è molto importante perché vi permette di, ovviamente, no, di lavorare proprio sui cicli, però deve essere, per esempio, vedete, il fatto dovete lavorare con le curve da una e dall'altra parte, in modo che così si attaccano in maniera precisa, quindi diciamo una cosa del genere. È questo.
punto lo vedete, comincia a essere una cosa un po' più pulita. Quindi si fa così e si guarda come funziona. Sì, si vede, adesso è continuo, è regolare. Qua, appunto, questa qui è una curva che può essere ridotta ancora di più perché in realtà non, cioè si lascia impercettibile, ma appunto a fare il genere. E sulla X anche vogliamo avere un momento. Sì, questo ci dà un po' di noise, di rumore, ok? Però ecco, non voglio che anche così va bene, tanto questa si vedrà fare il genere proprio poco poco. Questa per aumentare, allora prendiamo il nostro Krita, così almeno si comincia a capire un momento come funziona. Vediamo se la vecchia Intuos funziona. Incastrata la prima, devo sa cos'è il driver. Durante il primo DAI, il Prime Day, c'era la Intuos larga, da prezzo, anziché 512 e 250 euro. Buono, però boh, io cioè per 350 investirei in un XP Pen, in un monitor. Cioè io c'ho il monitor ora sul fisso, ora qui sono sul portatile, io lavoro col monitor 22 pollici XP Pen, perché con la tavoletta la uso solo al volo, però diciamo c'ho quello e c'ho un companion. Anch'io ce l'ho quello della Union, però non mi trovo benissimo perché non so come mettere la tastiera. Mi impiccia con la tastiera, mi impiccia. C'è delle tastiere piccole Bluetooth che puoi attaccare con un gancio. Tra l'altro io stavo progettando anche, me lo volevo fare sulla mia, un portatastiera per le Bluetooth stampato in 3D, in modo che così me l'attacco, ti fa Io sono presente. una tastiera davanti, una di lato e un tastierino centrale. E come fai Sì. con te a dire? Più uno space mouse. Lo Space Mouse io ce l'avevo, tra Fantastico. l'altro quello proprio, cioè quello piccolo e quello grosso, Quello medio. però boh, cioè nel senso, poi sono tornato, il Space Mouse l'ho usato quando mi sono rotto la mano, che ero sul destro, mi sono rotto la mano destra, però non tornerei mai allo Space Mouse, nel senso che alla fine per me il controllo ti dà la penna a schermo, non ce n'è. Cioè, io te fa conto, io ho cominciato a utilizzare le prime Wacom nel 97-98, quindi le ho utilizzate tutte, dalle tavolette a tutte, praticamente tutta la gamma delle Cintiq me le sono fatte quasi tutte. Però quello che ti dà è quello che ti dà appunto lo schermo è comunque meglio. No, quello sicuramente, però col disegno sto parlando, non con certe cose. Tu quando riesci a collegare il cervello alla mano, dopo diventa automatico e riesci a disegnare anche bene. Cioè, anziché Sì, guardare. no, vabbè, ma nel senso con le tavolette io c'avevo addirittura io c'avevo la Intuos quella 3 anni fa, quindi cioè prima
diciamo che mi sono sempre adattato anche con le tavolette, però quello che è lo schermo È chiaro lì, proprio disegni come sul foglio. sì. Allora, qui tra l'altro dove me l'ha messo? Ecco. Guardiamo se. Allora, lo vedete questo? Va bene, mettiamo questa palla, ok? La mettiamo che abbiamo questa palla. Ok, ecco qua. Quindi. Non la seleziono. Ok, però non mi seleziona per bene. Vabbè, si fa con questo. Deseleziono. Allora, quindi diciamo che questa qui è la vostra palla. Vabbè, allora facciamo una cosa, prendo un documento normalissimo. Così è un po' meglio. Allora, prendiamo la nostra palla, va bene? Anzi, facciamo una cosa. Facciamo il nostro livello, palla. Si duplica il livello, copia il livello, incolla il livello. Quindi adesso se ne fa così, ecco. Okay, allora prendiamo la nostra palla e vente da posa iniziale e posa d'arrivo, va bene? Dopo andiamo a vedere un po' come funziona lo spacing a livello di concetto. Ok? Allora, lo spacing praticamente cos'è? È diciamo lo spazio fra i frame, no? È quello che quando si faceva il 2D noi si metteva su scaletta, ovvero ogni volta che noi si faceva due pose, ok? Noi si diceva: questo è il pose 1, fa conto. Questo è il pose 8. Qui c'è il 4. Si diceva che questo era intermedio e poi si diceva dove fare gli altri pose. Questo voleva dire che io avevo 1, 2, 3. Vabbè, qui ho fatto non più. 1, 2, 3, 4, ok. 5, 6 e magari 7, 8. Voleva dire che io partivo con un rallentamento iniziale e poi avevo un rallentamento più forte alla fine, lo vedete, perché avevo più disegni che arrivavano alla fine. Questo si chiama spacing, ovvero come diciamo, i pose sono vicini fra di loro. E questo spacing, questa vicinanza, è quella che determina la velocità e in che modo si muove un elemento, ovvero se noi andiamo qua, per esempio, a prendere, quindi io mi metto questo, allora se io lo metto qua, ok, se io il secondo pose lo metto qua, cos'è che vi dice? Cioè, questa Poi palla, è accelerato e dopo rallenta. soprattutto è questa palla entra che ha già un'accelerazione, no? Sì. Se io lo metto qua, la palla comincia a muoversi da sola. Oppure, vabbè, però c'è l'inerzia iniziale, poi appunto comincia a accelerare, ok? E poi magari rallenta ancora, rallenta ancora, ok.
Vedete? Quindi veramente cosa succede? Qui si vede chiaramente quello che succede, no? Lo stesso sulle nostre curve. Cioè, queste curve qua sono esattamente quello che succede fra frame, quello che ho fatto vedere è quello che succede qua. Ok? Ovvero, questi frame. No, giusto, perfetto. Sì, quindi questi frame cosa fanno? Ovviamente rappresentano quello che è la velocità. Come? Quello che è l'andamento. Sì, però soprattutto è quello, ecco, vi dicano le cose in termini di velocità, come anche il timing, no? Timing e spacing sono quelli che controllano il tempo nell'animazione. Quindi lo spacing in funzione del timing, perché se questa cosa io ce l'avevo nella metà dei frame era veloce il doppio, ok? Certe volte si può accelerare incrementando lo spacing di tutta l'animazione. In questo caso, per esempio, vorrei, vedete, questa zampa è leggermente è un po' lentina, ok? Quindi quando si vede che si può incrementare la velocità scalando leggermente la curva, è sempre la cosa migliore, perché cosa succede? Vedete che aumentando lo spacing con lo stesso timing acquista leggermente un po' di velocità. Lo vedete com'è già organico, cioè come il root controlla la zampa, però se vedete questo, ok, è un po' troppo vicino al root, ovvero se vedete questa zampa come va giù un po' troppo vicina, vorrei avere più differenza, più offset. Perché? Perché dando più offset controllo il peso, ok? Ovvero questa zampa voglio che mi pesi di più. Per fare in modo che mi pesi di più, voglio che arrivi dopo. Per fare in modo che arrivi dopo, la cosa ovviamente che faccio è prendere tutti questi e spostarli magari un po' più in qua, ok? E vedere com'è. Adesso un po' troppo, lo vedete? Quindi quello che faccio magari è spostarla solo di un po'. Il route è il percorso, quindi Il sì. root è il bacino, il root diciamo è il core, cioè quello che noi, che per noi sono gli addominali, cioè il core, il centro di tutto. È il root, cioè no, anche noi, allora se voi provate a camminare, va bene, mi vedete tutti qua? Sì, allora se provate a camminare vedete che, vedete, cioè il movimento iniziale parte da questo è quello che ci permette sempre di stare in equilibrio, vedete? Quindi tutto parte da questo in realtà, che è quello che poi In centro. è Il il centro, baricentro. è il baricentro, è il centro di gravità, diciamo, quello che permette di, quello che poi, non so se chi di voi ha fatto powerlift, deadlift, allenamenti di forza, cose del genere. O anche judo, però diciamo che in tutte queste discipline la cosa principale è sempre il Esatto. Io avevo fatto un po', ma da molto ragazzo, da giovane, un po' di Aikido. l'aikido, vabbè, anche quello, io faccio judo, faccio, però cioè nel senso sono tutte cose, sono tutte discipline che ovviamente hai bisogno che il core
guidi specialmente anche nell'Aikido, vabbè, nell'Aikido è tutto di baricentro anche quello. L'Aikido è fatto anche per quelli non troppo forti, per le donne anche, quindi è basato su certe tecniche. Sì, ma è come anche il judo, nel senso, Nel stile. judo ci vuole un po' di forza, ci vuole. Dipende se fa agonismo o no, nel No, senso, io ho se fa. fatto Jiu-Jitsu, lotta libera e pesistica. Quindi appunto, anche se fai anche la pesistica, io faccio powerlift e judo in questo momento, anche quando fai il deadlift, no? Tutto quello che è di potenza, tieni il fiato, contrai gli addominali, il core e tiri. Perché? Perché il core è quello che ti dà la potenza su tutto. E così è nel 3D, nel senso, si parte dal core. Perché è quello che poi La spinta. più che altro va a decidere l'equilibrio delle altre cose. E c'ha un senso questa cosa, nel senso che comunque sia è come deve essere, nel senso, cioè deve essere così, perché comunque sia quello che si sta facendo è replicare in un certo senso la realtà, no? Sbagliato proprio questo. Quindi, replicando la realtà, bisogna rifarsi alla meccanica del corpo come è nella realtà. E questo in ogni fase, cioè ogni stadio di animazione, nel senso, l'animazione può essere cartoon, può essere realistica, può essere stile Hotel Transilvania, appunto Snappy. Però ci sarà sempre queste regole dove c'è, cioè, la body mechanic parte dal root. Da qua, per esempio, si può andare a mano a. Vedete, in questo caso faccio con quelle per voi e G. Ok. Una cosa del genere, in questo modo avrò meno peso in fondo e quindi sarà leggermente meno pesata, che ora vi faccio vedere. Io passo molto molto più tempo sul root diciamo, e sui piedi che sulle altre. Gli altri poi in realtà vengano di conseguenza, no? Però queste qui sono veramente le cose più importanti. Ok? Vedete come adesso spinge e poi E poi boom. abbassa. Vabbè, io sto lavorando senza reference, ovviamente, di solito ho anche le reference, però diciamo che è sempre un bel esercizio anche lavorare senza reference. A me Vai per piace molto. esperienza. Eh? Vai anche per esperienza. Sì, ne ho fatte diverse, diciamo, specialmente draghi Questo lo dico. negli ultimi 2 anni. Le Rivenna, là. Questo Ne ho fatte abbastanza. hai detto che era una viverna. Esatto. Questa è una viverna, sì. Mi sono Però ricordato. alla fine in quasi, cioè diciamo che nel cinema al 90% fanno viverne. Non ho mai visto veramente un drago, perché forse perché sono più semplici da animare, non lo so, cioè più semplici in realtà no, è perché forse sono più simili a uccelli e quindi riesci a gestirle meglio, però non ho mai visto Hanno due un drago. zampe in meno, sono più comode da... Due zampe in meno, però con quelle zampe devono anche camminare dopo. Quindi in realtà non ti saprei di questo, si mette magari qua. Allora, nel Principe Drago sono draghi, perché hanno quattro zampe. Qual è il principe drago? Quello là col ragazzino, È quello con la cosa? magia, Sì, come si chiamava? è il Principe dei Draghi.
Sì, ma io l'ho visto in lingua originale, non mi ricordo come si chiamava. Dragon Princess, qualcosa del genere. O Sì, Princess and the Dragon, una cosa del genere. una cosa del genere, sì. Sì, lì erano draghi. Ma io mi ricordo anche Dragonheart, era un drago. Sì, là erano veramente draghi, perché mi ricordo che c'aveva le zampe avanti che appoggiate mentre guardava le persone. Sì, anche Dragonheart era. Avete visto Dragonheart? Cioè, si parla proprio forse di uno dei primi effetti speciali del cinema 3D. Molti anni fa erano. Non me lo ricordo, Dragonheart. 92 Non me lo ricordo tanto perché non stavo ancora nel campo era. E io mi ricordo, dell'animazione vera e io propria. ero al liceo d'arte, mi ricordo, e in realtà non ero nel campo dell'animazione, però già mi interessavo di. Vabbè, 3D, computer, si parla del 91 forse. C'avevo un 386 a 25 Io nel 91 già lavoravo. MHz. Ma io guarda, cominciavo a lavorare a 16 anni, quindi nel 91 anch'io, per uno studio. Però andavo anche a scuola, facevo conto, uscivo da scuola, andavo a lavorare in questa No, io ho agenzia finito da poco culturale. la scuola. L'ho finito nell'85 la scuola. No, io l'ho finita nel Do 94. d'arte, gioielleria. Ah, bella gioielleria. Mio padre era orafo. Anzi, siamo una famiglia di orafi. Io sono la pecora nera. No, Vabbè, guarda, ti sei perso parecchio. Perché vabbè. noi abbiamo fatto degli oggettini con le pietre preziose, troppo belli. No, allora, diciamo che l'oreficeria è bellissima. Però. No, no, quella è gioielleria proprio, dove stavo io, non Gioielleria, oreficeria. Proprio gioielleria. gioielleria anche, c'è un mio amico. Gioielleria sarebbe lavorare con le pietre e poi E montarle si deve su. usare Rhino per la gioielleria, è specializzato. No, vabbè, dai, noi lavoriamo con la plastilina, pensa un po'. Madonna, Si sì. modellava con la plastilina. Ma quello Invece ai miei anch'io. tempi si modellava con la creta. Sì, noi si faceva la creta e plastilina. Avevamo i vasconi di creta, avevamo. Sì, non si Non faceva potevi creta lavorare con plastica. la creta, con le pietre preziose, l'avresti rovinate. Sì, devi fare i calchi ma Sì. Le pietre usavate anche preziose potevano avere massima plastilina che non intaccava. plastilina e poi facevate cose, il calco morbido, Sì, no, dopo facciamo il calco in pietra refrattaria no? Sì. per dentisti. E quante Sì. saldature ho fatto lì dentro. Vabbè, mio padre, perché mio padre faceva anche gioielli. Quindi anche lui incastonava tante pietre. Quante saldature abbiamo fatto lì Sì. dentro. E Il mo mio penso che ultimo. se il mio principale avesse visto questo 3D sarebbe andato nel pallone. Ma c'è il mio cugino che lui continua a fare l'orafo. Lui ha cominciato a utilizzare il 3D. Avranno cominciato, ma non ci so più io. Chi voleva che lo facessi io? Vuole farmi disegnare a me a mano, figurati allora. Vabbè, ma quello è Ma io non mi bello. sentivo pronto. C'era stato un artista lì importante, De Santis, che è conosciuto in tutto il mondo. Sì. Ah, E Franco era il pupillo di De Santis, il mio principale. Pensa un po' dove ero però, finito. cioè, però, insomma, è E una poi bella è esperienza. arrivato un ottico che ha detto che non potevo lavorare più. Vabbè, sono quelle cose. E mi ha stroncato e sono andato a fare il magazziniere. Queste sono cose brutte. E però da magazziniere sono diventato dirigente del negozio. Vabbè, questa è, diciamo, una cosa meno brutta. Però non era dichiarato. No, Però sono no, ma dirigente senza guarda. essere dichiarato. Purtroppo, quello lo dico sempre ogni volta faccio lezione, di non ascoltare, mai ascoltare. Cioè, allora, diciamo che le esperienze, lì però si va sulla personalità della persona. Purtroppo io diciamo che la mia personalità è più per prendere e mandare a fanculo e non ascoltare. Io non ho mai ascoltato la gente. Cioè, Io ho conto ascoltato. fino a 10. No, io no. Allora, signori, rimaniamo sul pezzo perché questa qua verrà tutta registrata, quindi.
rimaniamo sul pezzo meglio. Sì. Comunque, appunto, tornando a questo, il discorso dello spacing, appunto, è esattamente quello che vi sto facendo vedere, ok? Né più né meno. Allora, qua stessa cosa, lo vedete come si muovono avanti e indietro? Stessa cosa, sì. Ok. E stessa cosa qua. Quindi in realtà io non cancello le curve, questo è un po' un errore che fanno molti, di cancellare quello che avete. Ok? In realtà questi, anche perché in natura abbiamo sempre del movimento, ok? Questi in realtà basta solo Sì, diminuire. Cioè, diciamo che l'animazione è un po' come la musica, no? Nel senso, prendete, sentite la musica e regolate il volume. Quindi, se una musica va bene, però avete bisogno di più o meno volume, ovviamente regolate il volume e dite, vabbè. Questa adesso, per esempio, si potrebbe cambiare, ok, la posa, lo vedete? Se io cambio la posa, fantastica sta cosa. questa zampa adesso è quella che conduce il movimento. Perché conduce il movimento, però deve partire pure prima. Cosa sarebbe il controller? Sì, questo controller qua appunto dovrebbe partire ancora prima, quindi per partire ancora prima io in realtà prendo e lo sposto, diciamo una cosa del genere, me lo rimetto adesso un po' troppo magari, del genere. E magari un po' meno, troppo meno. Allora, perché praticamente in ogni creatura, ma anche in realtà anche noi, cioè nel senso quando ci si muove, c'è sempre una parte che conduce una parte delle gambe, delle mani, una parte che conduce, una parte che segue, ok? Quello stabilisce, beh, le vostre reference lo stabilite voi. L'andamento anche, giusto? Sì, però quello, cioè, nel senso, lo potete decidere anche voi, anche in base al personaggio, per esempio, per farvi un esempio, in Kung Fu Panda, gli animatori avevano messo questa regola di animazione per cui l'elemento che conduceva l'azione era l'elemento predominante nel personaggio, nel senso nel panda era la pancia, nel serpente era la testa, ok? Quindi in realtà facendo una scelta del genere avevano praticamente deciso lo stile animazione. Quindi in realtà sono anche scelte che uno fa per dire se io la prima cosa che io chiedo in una produzione è se uno dei personaggi è mancino. Perché? Chi mi sa rispondere? Perché chi cammina e mangino parte col sinistro, invece parte col destro. Sì, ma perché tutte le azioni in realtà saranno condotte dalla parte sinistra. Queste sono cose che molte volte, ok,
è una cosa che anche negli studi non lo decidano, ok? E quindi molte volte ti trovi a deciderlo te, quel personaggio, come se vuoi sia a destra, se vuoi sia a sinistra. Ovviamente ci deve essere anche lì un senso del perché essere destro, cioè nel senso deve essere coerente, poi deve essere coerente per tutti i film, perché non è che poi a un certo punto. Quindi però sono delle cose che sembrano piccolezze, che però in realtà sono molto importanti. Qua per esempio questa zampa per me va un po' troppo. Il genere, magari anche che se. E questo magari adesso ha un offset molto importante. Magari lo farei un po' più. Ecco, magari questo è qui, ok? E questo lo mettiamo leggermente prima. Ok, così è un pochino più vicino. Qui per esempio una cosa che posso fare è prendere anche qua e vediamo se c'è. Questa non mi interessa, mi interessa l'altro. Non è questo, non è questo, eccolo qua. Però questo me lo fa tutto. No, facciamolo un po' lavorando un po' più di fino con questo. Voglio dargli meno peso in fondo, perché altrimenti rimane un po' troppo attaccato, no? Sembra un po'. Cioè, mi piace quando c'è peso in fondo, però può essere anche un po' più. Più morbido. Sì, più che altro meno che rimanga meno sul fondo, no? In questo caso è proprio. Mentre invece lo voglio un po' più regolare. Quindi lo vedete, gli do questa cosa un po' più regolare. Qua, qua. E poi si va a rifinire magari a mano alcune cose qua, tipo questa. Questa. Vedete? I dettagli ancora non li faccio, io faccio quelle che chiamo primo passo di spline, in questo caso lo spline è la pulizia delle curve, dove praticamente io mi faccio tutta la base del corpo pulita in modo, ok, praticamente semplificandola e pulendola in modo molto semplice, ancora dettagli non ce ne metto. Poi comincio a mettere dettagli, tipo per esempio come si è visto anche sul maiale, ve lo ricordate? Quindi la pressione delle zampe, in questo caso non c'è, ma c'è questa cosa qua.
particolari come il collo che si tira, eccetera, eccetera. I polmoni che si riempiono e si sgonfiano. Sì, per esempio il respiro, io faccio sempre un ciclo di respiro che mi tengo e che la prima cosa che faccio è appunto metto il ciclo di respiro e vedo come funziona. Tra l'altro qui, qui sarebbe da capire se forse con questo si riesce a fare. Vediamo se ci fosse un... Non c'è qui il respiro. Il respiro comunque si fa molto, molto velocemente, appunto, al limite, cercando dei controlli che si possano scalare, scalandoli. Ma in questo caso per me il problema è che scala anche le ali, vedete. Connesso un po' male il discorso de delle ali a... Comunque, vabbè, poi si guarda dove. Tra l'altro, ovviamente, non riuscirò a finirlo questo, però lo finirò e lo metterò sul forum, ok? Ma così vedete un po' come funziona. Allora, qua... Ovviamente lo vedete, questa è la spina. Quella intanto la testa. La prima. Perché io sono famoso per spaccare le sedie. Perché mi appoggio sempre, quindi ho sentito cedere un momento. Allora. Appunto, la prima cosa che faccio è vedere la spina, ok? E semplificarla. Allora, qua lo vedete, questo è quello lì che mi dà questo movimento qua, però è indipendente, cioè diciamo che questa e questa rendono la spina, essendo testa e root in IK indipendenti, la spina, diciamo, non va a condizionare la testa, quindi in realtà si può lasciare anche un momento da parte per il momento. A noi ci interessa adesso vedere la testa perché regola questo ritmo qua, ok? Allora, questo è un consiglio. La testa mettetela sempre in IK o in workspace. La testa in realtà è raro che si muova col busto, ok? Cioè, noi abbiamo una testa indipendente, cioè non è che... Vedete, cioè, in senso sì, è legata al busto, però può stare anche qui, no? Vedete? Mentre invece, se non mettete il workspace di default avete questo e dovete sempre non tranimare la testa, che è una rottura incredibile. Se c'è l'IK, come in questo caso, ancora meglio, perché l'IK permette di avere la testa luccata e quindi permette di avere un movimento indipendente. E a questo punto la spina, che sia pulita perfettamente o meno, anche se ovviamente, come vi ho detto, a me piace avere le mie curve tutte pulite. Vediamo se si riesce a capire che curva è questa. Comunque, se lo vedete, per esempio, se io vado a prendere questo, cioè non mi influenza nulla a livello di movimento del corpo in generale, mentre invece se la testa era in FK, imparentata al chest,
avrebbe influenzato anche la testa, ok? Quindi la testa, quando è possibile, in IK, altrimenti workspace, ok? Allora, guardiamo questo, che curva è. Eccolo qua, perfetto. Allora, questa si mette subito in infinity, in cycle. E ci si fa il nostro tanto devo capire copy paste, eccolo qua. Vedete, allora, questo e questo sono ovviamente uguali, quindi la prima cosa che faccio è copiare questi due, quindi primo abbiamo preso. Ah, perché me l'ha messo ovviamente. L'avevo messo, l'avevo attaccato sopra. Quindi qua. Questo, tac, questo. Magari sta un po' più di peso in fondo. E poi qua gli si dà un po' più di regolarità, perché adesso un po'. In realtà si può prendere anche questi due e metterli più in fondo, che in modo che così questa curva risulta essere meglio che. Adesso se andiamo a vedere, però lo vedete, è un po' fuori, quindi si prende e si cerca di capire cosa succede. Intanto da qua a qua, ma flippa proprio dall'altra parte. Che è successo? È andato noia quando ho attaccato. Eccolo.
Era successo anche col maialino, con la zampa. Sì, per me gli dà noia. Ecco, però la zampera è ancora un'altra cosa, vabbè, comunque sia, ha fatto una specie di piccolo gimbal lock. Vabbè. Quindi si fa qua, copy e paste, almeno me la copia in maniera strana, vedete. È uguale, tanto comunque sia, si può andare direttamente qua, fare il nostro Infinity e poi rimetterla per bene. Abbastanza regolare, però quello voglio fare, ok? Adesso è un po' troppo regolare, nel senso si muove molto in sincrono, ok? Mentre invece io voglio che arrivi leggermente in ritardo. Un po' qua 61 vediamo questo proprio. C'è un bel delay e si fa un bel pass. Quindi siamo sicuri che quindi siamo sicuri che questo adesso va bene. Sì, ogni tanto, ma penso sia un bug dovuto a questi rig, eh. Naturalmente con la 4.2 queste erano tutte righe che erano state disegnate per la 3.6, che bisogna vedere cosa hanno utilizzato per fare le righe, eccetera, eccetera. Del genere. Quindi si fa una cosa del genere. Ecco qua. Adesso
fa questo, ok. E se vedete c'è questo salto che bisogna vedere, lo vedete qua, che è dato da questo. Ovviamente bisogna andare a vedere tutte le nostre, vedete? Tutte le nostre curve, quindi da qua si regolarizza tutte le nostre curvettine per bene. Questa, questa, magari già così è un po' meglio, ma in realtà perché sono praticamente tante spline molto vicine, vanno in conflitto. Supera, devi abbassare quella lì, esatto. sì, perché ovviamente sono Perché si molto. sovrappongono, quindi fanno un angolo errato dopo. Sì, ma in realtà sa, anche lì dipende, cioè in realtà dipende cosa vuoi, che Lì ci effetto vorrebbe vuoi. uno smooth automatico che me ne metta un po' in fila, giusto? Come? Ci vorrebbe uno smooth leggero che me ne mette corrette, diciamo. Perché Questo. quando quella maniglia supera quell'altra, si crea un ingorgo, un nodo. Sì, che questo un po', diciamo, Dovreste abbassare quella lì, secondo me, proprio abbassarla. questa qua, sì. Perché Devo, non posso abbassare solo io questa. ragiono come ragionavo in Illustrator, quando Sì, succedono quelle cose lì ti va a fare degli artefatti. però non posso abbassare solo quella, devo abbassare anche questa. Perché Sì. Oppure ovviamente. accorciare la maniglia, cioè tu tieni la Eh? maniglia un po' più in giù. No, però queste qui non sono pesate. Eh? Io non uso maniglie pesate, perché le Ah, maniglie ok. pesate portano altri problemi. E io uso maniglie normali, per cui diciamo che operi solo con i fotogrammi. Vedi? Quindi sì, lo porti in giù o in realtà porti in su quella, Ok. Se no vedete? porti su quell'altro, perché vedi che gli fa una cosa strana lì. Quando l'hai spostato si vedeva. Sì, perché ovviamente no, arriva. Se quella cosa, se quell'errore lì, devi aggiustare quella tensione lì. E questo ovviamente prendi, tac, e questo lo va qua. In realtà, vedi, sposti il peso un po' più indietro. E questo si sposta un po' più avanti. Vedi? Adesso per me avremo un po' un plateau Dopo molte grosso. modifiche, si fa un control S oppure non serve? Sì, anche perché non l'ho mai fatto, vero? Mi sono fidato. Comunque non è successo niente. Qui c'è questo plateau, ok, che possiamo al limite. Diciamo che Illustrator è un po' lo stesso concetto, però su Illustrator in realtà c'è delle cose ancora diverse, nel senso che su Illustrator cioè puoi andare anche Sì, perché ci sono le B-spline e le Bézier, che sono due cose leggermente diverse. sì, ma infatti le Bézier sono quelle con, diciamo, le maniglie pesate. Però le maniglie pesate nel 3D ti portano problemi sempre, perché poi alla fine non sai come ha modificato una curva, non sai perché hai fatto quella curva lì, e quindi è sempre meglio non avere maniglie pesate. Del genere. E poi magari si smuove in questo modo. È lo stesso.
adesso un pochino meglio. E poi qua si va a vedere, però qua ci sarà, infatti, qua non c'è assolutamente niente. Qua andiamo a vedere com'è e ovviamente qui si attaccherà, lo vedete. Però questo in realtà me lo voglio prendere e me lo voglio proprio appiattire il più possibile. E questo è un po' troppo, però in realtà. Quindi prendo. Vedete? 4 o 6 sono riferiti a una misura particolare o sono generici? Questi Quale? qua che vedi, c'è questa scala, no? Delle Ah, coordinate. questi sono le cose, sono i gradi, sono questi, no? Sì. Ovviamente dipende come è fatto il. Sono questi valori qua. Dipende in che scala è fatto il drago. Adesso noi abbiamo bisogno, vedete, che quando va qua, lui vada un po' avanti. Quindi si va a riprendere la nostra curva, era questa. Si va a ripulire un po' di più. Anche perché noi abbiamo adesso, allora, quando va qua, noi vogliamo che qua lui vada avanti. Abbiamo. Basterebbe capire solo. Facciamo una cosa. Spingiamolo avanti. Eccolo. Quindi a noi praticamente abbiamo questa curva che va su. In questo punto deve andare su perché? Perché deve spingere avanti, vedete? Mentre invece in questa curva qua spinge indietro. Allora, avendo solo queste due curve, okay, io posso anche prendere, ovviamente andare qua. Qui addirittura si può anche cancellare perché è una curva semplice questa, non è complessa, nel senso è solo up and down. Quindi. Però è una cosa che io faccio qua raramente quando ho queste curve qua, ho delle curve e mi posso permettere di fare così, no? Altrimenti, come avete visto, le altre curve sono molto più complesse, quindi in questo caso posso anche prendermi la licenza di fare una cosa del genere, mettere in cycle, ok. Tac. E da qua, ovviamente. A questo punto scalare questa curva, anzi non la scaliamo, andiamo a vedere com'è, così c'è, torna leggermente indietro qua, quindi da capire cosa succede, e questo va bene. È qua che sicuramente, ecco. Madonna. Con i portatili io mi confondo sempre con i tasti. Questo, se vedete, però è troppo questo.
quindi si prende. Diciamo che una delle cose principali quando si anima è anche una diciamo dei retake che io do come supervisore di più è tone down è appunto abbassa, no? Abbassa, 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 perché ovviamente è quando no, c'hai male. Così. Adesso un po' troppo bloccato. Cerca di magari scalare un po' di più. Diciamo che la testa è sempre abbastanza trovare il giusto. Credo debba fare un leggero movimento avanti e indietro, oltre che Sì, sopra e sotto. ma infatti vedi, però Sì. sì, però non va bene, nel senso che questo poi in realtà dovrebbe Forse ci vorrebbe un po' di oscillazione laterale. no, è il collo, ora vi faccio vedere. Allora, il collo a questo punto si può prendere direttamente e fare. Ok. Ovviamente ti dà questo adesso va troppo Le avanti. posizioni. E questo ti dà la tensione della spina. Però vedete, adesso va troppo avanti, quindi si prende questo e si scala. Questo permette di scalare. E da scalare sicuramente anche la. Vediamo le relazioni fra. Eccolo qua. Allora, questo qua, che è quando questo va su, quindi quando questo va giù, la testa deve già andare su, ok? Quindi in realtà si prende tutta la nostra testa e si sposta. Però in realtà questo mi sta spostando solo il criterio.
tutto questo che ho bisogno sia ovviamente vado a mettere in giro anche il collo, ok? Però lo vedete già è meglio come connessione. Ovviamente da mettere tutto il collo. Ok. E questo collo qua adesso magari è da prendere, visto che abbiamo trovato la giusta connessione con la testa, e cominciare a lavorare appunto sulla. Questo mi sta dando delle curve diverse. Andiamo a fare una cosa del genere. Ecco, meglio, vedete? Questo deve montare un po' di più. Quindi quando arriva qua, teniamolo proprio il più semplice possibile. Questo qui è meglio. Questa è la parte un pochino più complessa dello sfadraghi, che è il discorso proprio della sinuosità del collo. Tra l'altro questo adesso, lo vedete come va giù? Diciamo che è da prendere.
e questo realtà è questo, vedete, questo adesso è da prendere e vedete come va giù qua. In realtà questo dovrebbe essere meno, come si chiama, meno amplificato, quindi come si va qua e si comincia anche, però non è questo, ma è questo. Diciamo un po' meglio così. Rimane un po' ancorata troppo la testa, che deve essere magari più. Deve cominciare a salire, vedete, quando arriva qua deve cominciare a salire prima, quindi questo si sposta leggermente più in qua. Questa testa non mi piace. Facciamo una cosa. Direttamente. Questa è una cosa che purtroppo a volte si fa. Il fatto che c'è. A parte questa cosa era. Questa non ci interessa. Il fatto che. Molte volte per ritrovare la connessione è meglio ribloccare certi elementi. Qua per esempio c'è questo qua, si prende, per il momento ottenere più semplice, più semplificato.
E da qui adesso si riparte un momento. Allora, la prima cosa che si fa qua e un save e si fa un bake, ok, di tutta la nostra animazione, in modo che così si può cominciare a pulire. Quindi bake action. Ha fatto una cosa un po' strana. No, fa un break. Sì, comunque penso che dal 3.6, non so Ale, se tu mi puoi confermare anche te, dal 3.6 al 4.2 i rig sono cambiati, nel senso come. Non, questa informazione non te la saprei dare, però possiamo controllare con quei post che fanno loro con tutti i vari cambiamenti. Sicuramente c'è qualcosa che è cambiato. Diciamo così direttamente. Che qua appunto tra l'altro bake action non mi dà proprio un tutto. Vedi, mi fa proprio delle cose un po' strane. Vabbè, si fa senza il bake. Tanto è proprio per capire la curva come funziona. Allora, questa quando va giù, ok? Quindi si prende la nostra Y. Da questa va giù, lo vedete? In realtà questa deve andare leggermente, perché l'ho fatta, ovviamente ho fatto un reblocking della curva, ma se scusate dell'oggetto, ma adesso devo andare a vedere le relazioni. Allora, quando io parto con questo, ok? Quando questo è su, questa deve essere giù, quindi significa che questa più o meno è qua. Un po' meno magari. Quindi. Queste curve qua, io per il momento voglio proprio tenerle al minimo. Ok, quindi questa, qui non c'è nulla, perfetto, mentre invece di qua, questa anche la voglio tenere al minimo. Ok. Meglio. Adesso posso
posso scalare leggermente questa curva qua perché mi va molto in basso in realtà. Quando così in basso, ovviamente il collo, no? Deve essere sempre teso. Quindi il collo si va a ricalibrare il punto dove andare. Però la prima cosa appunto è da cercare l'intensità della testa, che è la cosa più difficile. Prima l'hai puntata in basso. Sì, poi ora passa alle rotazioni. Le faccio vedere anche con le rotazioni come prende. Questa per esempio, se io comincio a lavorare sulla curva qua. Anzi, facciamo una cosa. Questa si comincia a lavorare sulla curva, questa. Quindi si va qua. Okay. Qui abbiamo la nostra curva. Qua. E anche qui mi faccio solo due estremi per il momento. Quindi qua, che fa il dive, qui è quando l'ente si tuffano. E qui è quando c'è sempre questo glitch delle ali che. Questo può essere addirittura un po' amplificato. Adesso si comincia a lavorare sulla tensione del collo. Quindi una cosa del genere, qua, ok, qua, 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 ma quel controllo, quante ossa sono collegate? cosa? Allora, a quel controllo. Questo è il collo. Ora non so come è stato riggato questo, però in realtà dovrebbe avere tutta la catena della spina, ma è per questo infatti che è anche abbastanza difficile sempre. Cioè per capire, quelli che si vanno a colorare sono collegati al controller. Quali? Le curve che si vanno a colorare sono collegate al controller. Sì, certo, lì sono quelle del controller. Sì. Quindi qua si comincia a lavorare sugli offset del. Quindi qua. Poi fumo. Ok. Vedete che comincia a essere più organico? C'è sempre questa cosa, questo glitch che non capisco, che questo qui delle spalle, che è come se ci fosse un controllo, un deformatore da qualche parte. Però non so dove può essere, vediamo se. No, ma non è questo.
Forse sono questi. No, questo potrebbe essere per respiro. Questo magari. Perché è proprio qua, lo vedete. Cioè, come se ci fosse un glitch da qualche parte, ma prendete proprio parte del rig. Poi guarderò come ripulirlo. Magari questo rig proprio ci dovrei mettere le mani un momento, anche perché sarebbe interessante magari da fare la possibilità di isolare le varie parti, perché è una cosa che è molto utile quando si fa delle creature è ovviamente isolare le varie parti del corpo, no? Sono proprio questi comandi qua che non. Vabbè, giustamente in studio staresti con il rigger a consultarlo, a consultarvi, Sì, sarebbe sì, sì, diverso un sì. Sì, rapporto, ovviamente. qua per esempio, se noi andiamo a isolare tutto, anche il discorso del collo, vedrete adesso come funziona. Vedete? La testa funziona in realtà, però c'è quel glitch, tac, che ovviamente ti dà lo scatto della testa. E purtroppo queste qui sono cose che nel rig capita spesso. È lì che c'è il glitch, c'è quella specie di. In questo punto qua penso sia proprio lo scheletro che fa delle cose un po' strane. Sì, normalmente quando. Ma questi sono tutti i vari controlli, e poi questo qui andrò a animare tutti i vari controlli secondari. Tanto appunto. Qui, più che altro è il concetto che è importante, okay? Cioè quello che vi ho fatto vedere è più che altro un discorso di workflow, cioè cosa fare. Per esempio, c'è stata anche questa cosa interessante per cui fare un reblocking, perché una volta, no, che abbiamo anche qui, importante, va bene. All'inizio vi ho detto il discorso del root e delle zampe. Come il root ai piedi, comunque sia il centro di gravità e quello che è l'equilibrio, in questo caso zampe, piedi, eccetera. Quando abbiamo questo solido che dà il ritmo, ok, e ci troviamo in una situazione di dover fare un reblocking al volo, ma in questo caso che la testa dava dei problemi, eccetera. Avendo un qualcosa che è corretto, permette di farlo in maniera molto veloce. Okay? È per questo che si parte sempre da questo, perché comunque sia tutto il resto delle cose deriveranno sempre da quello. Cioè sarà sempre una connessione a questo. Tutto quello che noi muoviamo è connesso a questo. Sempre. Questo è molto importante. Quando concentrate i vostri sforzi, il vostro tempo per l'animazione, concentratelo soprattutto su. Magari non fregge. Concentratelo soprattutto su il root, ok? Perché è quello che è importante. Adesso va a vedere appunto qua, ovviamente si è spostato e quindi questo e questo, vedete? Ok. No?
diciamo che tutto questo, che tutto questo si può spostare qua. Ok, così almeno arriva con un po' più di ritardo la testa e quindi c'ha più peso. E quando si va qua, ovviamente adesso è da vedere qui e qui. Ovviamente questo, tutto questo si opera qua. Vedete? Piano piano come si costruisce. Adesso c'è la testa, diciamo che è più corretta ancora di più. Qua si potrebbe addirittura andare anche più in alto. Per esempio, su un rig a livello di studio, questo sarebbe connesso direttamente alla testa, non andrei tutte le volte a doverlo rianimare, no? Io in questo momento sto rianimando tutte le volte il collo, ovviamente perché non è connesso alla testa in modo, diciamo, come dovrebbe, no, perché in realtà anche questo modo di connetterla è valido. È ovviamente il discorso che rallenta tantissimo il lavoro, cioè nel senso in uno studio ci sarebbe molte più possibilità appunto di avere il rig che magari uno vuole anche, nel senso gli direbbe direttamente il rigger: guarda, fammi questo, questo e questo. Quindi qua per esempio, prende questo e si abbassa, si appiattisce. Ovviamente c'è questo glitch che dà noia. E a questo punto, appunto, anche il discorso del collo qua adesso in realtà per me qua è anche da prendere questo e lo vedete anche qui, praticamente il fatto che questi qui siano sconnessi porta a sicuramente questo sicuramente però perché mi va al di là, perché questo in realtà dovrebbe finire qui come colpo. Qua per esempio quando va qua, ok, questo ovviamente deve andare leggermente più, quindi anche qui si va a vedere come connetterlo in modo migliore.
anche se forse questo potrebbe essere interessante perché potrebbe essere il collo che comincia a tendersi verso l'alto. C'era un comando che noi avevamo in House of the Dragon che ti permetteva di avere il controllo del collo e che praticamente seguiva le rotazioni, solo le rotazioni della testa. In questo caso c'avevi sempre la tensione del collo corretta. Okay. Qui ovviamente cambia ogni volta la relazione tra due. Ok. Qua. Quindi appunto. Sarà struttura del personaggio. Appunto almeno il dive e qua avremo il punto massimo del dive e si comincia a vedere appunto tutti i vari ritardi. In realtà questo è un po' vicino, potrebbe essere un problema leggero. Diciamo che più o meno questo è quello che chiamerei una specie di primo passo, dove poi ovviamente si comincia a lavorare sulle ali, eccetera. Qui questo rig, comunque ci rimetterò un po' le mani in modo poi da finire questo shot, farò magari dei video o delle dirette su YouTube, su Discord, magari su Alessandro, io posso fare delle dirette sul canale Discord di Blender? assolutamente sì, è libero, possono farli tutti. Perché a questo punto, appunto, perché questo vi prenderà ancora un po' di tempo, no, per avere, però a questo punto vedete via via poi, questo appunto per me è quello che posso chiamare un primo passo, ovvero da questo io prenderei e ovviamente farei vedere al supervisore se va bene per poi cominciare a lavorare su vari dettagli, le ali, eccetera. Ci sono delle cose su questo rig che si possa migliorare, guardo se è possibile rimetterci le mani. Oh, dai. Però appunto diciamo che in linea generale quello che era importante capire in questa serie di workshop è che ci
C'è un workflow da tenere, ok? Che vi permette di avere sotto controllo il vostro shot sempre. Che è quello che noi abbiamo visto anche nel maialino quando l'abbiamo animato, e quello abbiamo visto anche qua, che è una costruzione di uno scheletro attraverso un metodo che è pose to pose, ovvero noi andiamo a prendere i pose principali, che in questo caso erano gli up and down e le aperture delle ali, e poi da lì si comincia a capire quali sono i vari breakdown, e i breakdown si comincia a lavorarli un elemento per volta. Da lì poi si fa un bake in due o in quattro e abbiamo il nostro blocking, ok? Al momento, vi ricordate, la volta scorsa abbiamo fatto il blocking in step, dove abbiamo visto appunto come funzionava in step la nostra animazione. Da lì poi si va in spline, dove facciamo un bake delle nostre curve e cominciamo a dare il giusto peso. Quello che è importante è capire dove il vostro equilibrio rimane, che okay? In questo caso il root con le zampe. Purtroppo appunto il rig era un po' sfortunato, però va bene, cioè, nel senso è servito allo scopo. Andiamo, questa per esempio si può appiattire del tutto e si può mettere direttamente qua. E c'è anche la mascella un po'. Si è un po' storta la mascella, mi sa. Andiamo a vedere la nostra mascella qua. Eccola qua. No, questo si può mettere a zero direttamente. Per metterla a zero andate su Clear Transform All, ok? Così ce l'avete. Quindi molto probabilmente c'era qualche cosa anche lì che. Per esempio, una cosa che si può cominciare a vedere qua su questo rig il discorso dei vari ritardi. Vi ricordate anche nel maialino si era fatto una cosa del genere? Per cui si fa così, ok? Quindi si va qua. Si portano tutti giù. Portano tutti su. Poi qua adesso si dà un po' di jiggle si prendono. E si mette tutto in infinity. Quindi si va qua. Adesso si prende questo.
costa di 1, questo si sposta di 1, questo si sposta di 1. A questo punto abbiamo andiamo a vedere appunto qua. In modo che sia sempre uguale. Più o meno. Ovviamente gli si dà un po' di vibrazione del collo quando va giù, che è come si era fatto il maialino anche. Addirittura si può portare anche più giù. A questo punto andare giù in realtà, ecco, e questo. Niente, questo qua si è, vabbè, si fa così, esattamente, vedete? È già più sinuoso, ovviamente ci dà sempre da riprendere il collo e riconnetterlo. Vedete? Com'è già più sinuoso? Sì, c'è comunque delle rotazioni strane, le ossa delle... Sulle spalle. Sì, ma c'è proprio questa catena qua che per me è... C'è delle cose un po' strane perché c'è degli scatti qua che però in realtà non ci sono. Cioè se si va qui non ci sono, non c'è nessun pop. Quindi non so, penso sia proprio una cosa dello scheletro che salta. Anche la visualizzazione forse. Sì, è lì, lo vedete, proprio la geometria si deforma in maniera un po' strana. Potrebbe anche esserci dei branch shape attivati, che male, come... in realtà non ce ne sono. Branch shape, non c'è proprio branch shape correttivo. Questi qui, lo vedete, eccolo qua.
Peccato infatti non si possa nascondere le ali, così almeno si potrebbe vedere, perché il corpo adesso funziona bene. Vedete com'è? Questo si può anche. Mancano, credo, una decina di minuti. Si vuole lasciare posto alle domande? Sì, mi sembra Quindi. un'ottima idea. Ok. E questo niente, farò una serie di live, poi così mi metterò ogni tanto una volta a settimana a lavorare su questo in diretta. Così Poi vedrete ce lo anche. sapere un poco prima. Sì, no, certo, lo metto su, Eh sì. magari sul forum e su. Poi tanto avverto sempre Alessandro prima. Tipo, guardate, guarda, domani tra 2 giorni ci metto. Così, tanto per vedere anche voi, no? Magari sto lì, faccio in diretta un po' di musica, tanto per vedere come in realtà poi porta avanti una cosa del genere. Sicuramente da capire cosa succede a livello di rig, però posso contattare il rigger che l'ha fatto perché in realtà l'ho comprato questo. Quindi posso contattare il rigger e sentire cosa può essere. Comunque, niente appunto. Apriamo alle domande. Eppure si muove. Eppur si muove. Sì, i draghi sono sempre, diciamo, una cosa abbastanza complessa, specialmente quando c'è rig che non collaborano, però diciamo che spero sia stato abbastanza chiaro e utile Sì, anche abbiamo per voi. cominciato con la volpe volante, siamo finiti al drago. Sì, anche capire, no, come si percepiscano certe meccaniche del corpo, quali sono le meccaniche che hanno queste creature, l'approccio per capire come anche fare un breakdown di una creatura per poter poi riuscire a capire la sua anatomia. Questo è importante, cioè il fatto che comunque sia ogni animale, ogni creatura fantastica ha un insieme di anatomie che vengano da altri animali. Per una questione di tempo non abbiamo caricato le reference qui sopra, eccetera, sono andato senza reference, molto libero, quindi ovviamente mi perdonerete qualche errore, ma sono andato in freestyle, ma diciamo che il concetto era proprio prendere, capire da una analisi delle reference. Sì, certo, posso passargli a Alessandro. Che dici? Non ci sono problemi. Così almeno anche sia le scene, sia il rig, sia anche questo set di tool che avevo creato, insomma, diciamo, raccolto, sia lo script che l'avevo quasi finito, quello della transizione, e
E sto anche facendo un altro per portare reference, però quello è un po' più complesso, come ho fatto su Maya, droppando via via le reference direttamente sulla viewport, per avere una biblioteca in tempo reale. Sì, e poi lascio tutto a Alessandro, sicuramente. Altre domande, dubbi? Grazie Bene, se non ci sono altre domande, direi di, insomma, di salutarci. Ti ringrazio di cuore, Gabriele, per questi workshop che ci hai fatto. spero siano stati, utili, nel Ma assolutamente sì. senso. Tra l'altro mi devo mettere a fare animazione, rivedendo proprio tutti questi workshop e poi con tutta calma. Sono Cose stati poi. interessanti, sono stati rivelatori, sono Bene. state Ma soprattutto aperture mentali, io chiedo mi a sono tutti aperta anche un po' la coloro che mente. hanno io chiedo a tutti coloro che hanno partecipato attivamente, poi tutti quelli che vedranno questi video, insomma, diamoci tutti da fare e cominciamo a fare delle animazioni. Io per primo ti assicuro, Gabriele, che spero di, Ci insomma, sentiamo. di colpirti piacevolmente. Ovviamente ti Guarda, aspetterò su. sicuramente c'è un senso. Io penso che l'animazione sia poi la massima espressione della CGI, nel senso, e poi alla fine è dove dà la vita, no? Assolutamente. Quindi anche chi modella, chi rigga, in realtà fare animazione per me gli fa capire molte cose di anche cosa fare o non fare in un modello, in un rig. Quindi sicuramente è un qualcosa che serve. Che serve. Sì, tanto io sono a disposizione anche per dare feedback, per dare consigli. Se avessi avuto più tempo nelle demo, ovviamente avrei fatto, però queste demo sono sempre molto condensate, no? Quindi si cerca di più che altro di estrapolare un concetto, un workflow che possa essere utile più che avere la scena pulita al massimo. Però insomma, appunto, spero che, come ho detto, questo sia passato come cosa, cioè che il workflow, che per me è la cosa più importante, specialmente quando si lavora in animazione, sia passato. E poi sta a voi divertirvi. Ci vediamo allora praticamente a breve sul forum, insomma, su Discord, vediamo un pochettino, va bene? Sì, allora guarda, su Discord sicuramente le dirette vengano bene. Le farò durante il fine settimana magari. Sì. Sul forum sì, perché comunque sia devo fare anche delle domande rispetto al mio progetto. Quindi sicuramente sarò molto attivo in questi giorni. Molto bene. E niente, Ok, vi ringrazio per auguro a tutti una buona serata. Ci il tempo. Una vediamo. cosa, Alessandro, già che ti sento, sul Sì. canale Discord hanno messo soltanto un canale streaming. Sì. Volevo dire, ma non è meglio rimettere almeno due, così se uno deve trasmettere una cosa da una parte ce ne rimane almeno un secondo? Perché Va bene, posso mi dirlo. sembra poco metterne uno, cioè anziché ridurre, cioè io Ma aumenterei guarda, per perché. ora se n'è occupata Milena, non so perché le ragioni perché abbia levato l'altro canale, sinceramente neanche gliel'ho chiesto, ma visto che me lo stai dicendo, Ma sì, lo ma perché non ha mettiamo, non è senso, cioè, un perché non ha molto senso secondo problema. me, Dimmi voglio quando dire. ce n'erano tre. Cioè, se si vuole far crescere il canale e riduci il numero dei Ah, non fa canali. niente, lo rimettiamo, non ci costa nulla, va bene. Grazie. Ok, figurati. Buonanotte, grazie di Notte, tutto. una buona serata a tutti. Ciao Gabriele, Buonanotte, ci sentiamo poi domani con calma. Notte. buona serata. Grazie, grazie. Notte, ciao ciao.